Buon pomeriggio amici sportivi, stadio comunale Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, si affrontano le formazioni di Virtus Francavilla e ASD Leporano, ricordiamo quinta giornata del campionato di promozione regionale 2012-2013. Andiamo a vedere mentre invece la formazione di casa, ovvero la Virtus Francavilla, che schiera tra i pali con il numero 1 Di Punzio, con il numero 2 Mascia, con il numero 3 Recchia, con il numero 4 Salamina, con il numero 5 Lopetuso, con il numero 6 Casieri, con il numero 7 Scarcella, con il numero 8 Pizzolla, con il numero 9 Galeandro, con il numero 10 Quarta, con il numero 11 Morleo. A disposizione di mister Alfredo Paradisi, 12° Gravame, 13° Massafra, 14° Chirico, 15° Petrachi, 16° Gennari, 17° De Florio, 18° Beltrame. Ricordiamo l'arbitro dell'incontro, il signor Di Maio, della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Squicciarini e Di Masi. Il bomber di razza. 39° minuto, quarta da destra verso sinistra della porta, difesa da Franchini. Tutto pronto. Quarta con il destro per scodellare in mezzo alla sfera, parte quarta, pallone dentro, arriva Cici, rete! Cici, Galeandro! Cici, Galeandro! Cici, Galeandro! 1-0 per la Virtus Francavilla, il gol di Cici Galeandro di testa a sovrastare Piepoli e mette in rete, 1-0 per la Virtus Francavilla, avanti ragazzi! Mascia va ad avventarsi sulla sfera, pallone per Morleo che può andare, Morleo lungo l'occhio di destra, avanza Morleo, su di lui c'è Volame, ancora Morleo riesce ad andare via, ancora Morleo, le finte, pallone dietro per Pizzolla, 1-2 con Scarcella, Scarcella, tiro, rete, traversa gol, il gol di Scarcella, il gol di Scarcella, Sasà al terzo minuto del secondo tempo, il raddoppio per la Virtus Francavilla. Cambia gioco per quarta, prova ad andare quarta, ancora Cristian Quarta, le finte, ancora Cristian Quarta, il tunnel, parte su numero 16 con Locolo, poi rilancio da parte di Insogna, in profondità sbaglia però, riconquista Mascia, pallone per Petraghi, prova ad andare ancora Mascia a sostegno, prova ad entrare in area di rigore Mascia, posizione regolare, pallone dentro, rete, il gol di Andrea Beltrame, il gol del 3-0. Il gol del 3-0 con Andrea Beltrame, il suo sigillo al minuto 38 del secondo tempo. Rilancio da parte di Franchini, in profondità colpo di testa di Casieri che viene anticipato però da Maggi. Dall'altra parte va a recuperare la sfera Lisi, però fallosamente si appoggia su Mascia, calcio di punizione già battuto, quarta, pallone per Gennari, prova ad andare Gennari, ancora Gennari si ferma, le finte dall'altra parte per Devin Recchia. Lopetuso rilancia, promuovito a questo momento, l'arbitro fischia alla fine dell'incontro, dunque la vittoria della Virtus Francavilla per 3-0. Ricordiamo i gol di Galeandro al 40° minuto del primo tempo, il raddoppio di Scarcella al 3° minuto del secondo tempo e sempre al 40° minuto però del secondo tempo il gol definitivo del numero 18 del nuovo entrato Beltrame, l'altro attaccante che ha firmato il definitivo 3-0.